Salve, questo è il primo di una serie di video sulla logica matematica. Perché questi video? Perché ho visto in giro, non solo su YouTube, ma in giro parlando con le persone, che spesso si usa il termine logica matematica o logica in generale in modo abbastanza improprio. Si confondono certezze materiali con teorie scientifiche con verità, e quindi magari per chi fosse interessato a sapere che cosa dice la logica, ho preparato queste piccole essenziali lezioni di logica matematica. Iniziamo dalla prima parte della logica matematica, che è la logica proposizionale. La logica proposizionale, appunto una piccola branca della logica matematica, è tratta esclusivamente le connessioni logiche tra appunto le proposizioni, ovvero un'intera frase. Senza indagare su quello che significa la frase, noi guardiamo soltanto il suo valore di verità o di falsità. Quindi iniziamo innanzitutto a dire qual è l'ambito della logica proposizionale e in generale della logica. La logica, come qualsiasi scienza matematica, si occupa esclusivamente di formalismi, ovvero la logica matematica è esclusivamente un gioco di forma, un gioco di riscrittura. In pratica, io definisco come proposizione, nella logica proposizionale, esclusivamente una, le indico con una lettera. Quindi una proposizione la posso indicare con P, la posso indicare con Q, con R, con S e così via. Una lettera minuscola indica una proposizione intera. Che cosa rientra nella logica proposizionale? Rientrano quelle che si chiamano formule ben formate, ovvero tutte le formule che possono essere scritte partendo dalle proposizioni e aggiungendo dei connettori, che sono questi. Data una formula ben formata, innanzitutto è una proposizione singola. Una singola proposizione è una formula ben formata. Poi, se A, B, C, eccetera, sono formule ben formate, allora non A è una formula ben formata, A con questo segno B che si legge AND, è una connessione E. È una formula ben formata, quindi A e B è ben formata. Poi A con questa specie di V, B che si legge OR oppure è una formula ben formata. A con questa freccia B che si legge implica è una formula ben formata e A doppia implicazione B è una formula ben formata. Io parlo di segnetti perché poi questa è logica proposizionale, è esclusivamente un gioco simbolico che dopo riempiremo con quelle che noi definiamo verità, eccetera, eccetera. Quindi ripetiamo, che cos'è l'ambito, qual è l'ambito della logica proposizionale? È esclusivamente la singola proposizione e poi la negazione di una formula, l'AND di una formula, l'OR, appunto tra due formule, scusate, l'implicazione da una formula all'altra e la doppia implicazione tra due formule. Esclusivamente questo e nient'altro. Assolutamente nient'altro. Per esempio, se io scrivo not and p, not and p non è
una formula ben formata, perché non si può derivare assolutamente da nessuna combinazione di queste formule. Mentre, per esempio, una formula ben formata può essere questa: not P e Q implica S. Questa è una formula ben formata perché not P, se P è una formula ben formata, quindi una singola proposizione, not P è ben formata, quindi questa è ben formata, Q è una proposizione singola, quindi ben formata, questa è un AND tra da due proposizioni ben formate. Questa quindi è ben formata, questa è ben formata perché è una singola proposizione, quindi questa, applicando questa regola, otteniamo questa formula ben formata. Tutto qui. È esclusivamente un gioco sintattico. Per comodità, riscriviamo qui accanto quali sono i segni delle formule ben formate nella logica proposizionale. Abbiamo detto P, Q, eccetera, poi il not, il segno AND, il segno OR, il segno implica e il segno doppia implicazione. Questa su una singola proposizione e questi sono connettori tra due proposizioni. O due formule ben formate in generale. Ora vediamo a cosa serve. A cosa serve poter produrre una serie di formule ben formate? Serve per applicare quelle che si chiamano le tabelle di verità, ovvero poniamo il caso che un nostro amico viene da noi un giorno e ci dice: io ho preso la patente, quindi so guidare. So guidare lo intendiamo come so guidare la macchina in città, conosco la maggior parte dei segnali, eccetera. Un altro amico viene da noi e ci dice: io so guidare, quindi ho preso la patente. Noi diciamo: queste due frasi sono tra di loro equivalenti? Possiamo formalizzarlo e scoprirlo con la logica proposizionale. P è uguale ho preso la patente. Q significa so guidare. Quindi il primo amico ci dice P implica Q. Il secondo amico ci dice Q implica P. Cioè io so guidare, quindi ho preso la patente. Vediamo se queste due frasi, queste due formule ben formate, formate da due proposizioni accoppiate con un implica, sono equivalenti.